Buonasera a tutti, benvenuti e benvenuto soprattutto a Luigi De Magistris. 9 settembre, noi è da febbraio che appunto, come la mezza bene comune, nel percorso di primavera della Calabria, che è stato un percorso quasi naturale, abbiamo iniziato questo cammino. Siamo stati da subito con una scelta di campo decisa, appena De Magistris diciamo, ha intrapreso questo cammino per il cambiamento della Calabria, noi ci abbiamo creduto da subito. Io non prendo molto tempo, gli dico soltanto due cose tecniche. Da domani lanceremo alla Mezzia Terme, questa sede è la nostra sede ma è una sede aperta, un comitato per Luigi De Magistris, perché alle nostre spalle non ci sono finanziamenti, non ci sono sponsor, ci sono soltanto le persone che in questi mesi stanno lavorando per questo progetto grande, ambizioso, con una visione di una Calabria finalmente diversa. E dentro c'è l'energia delle persone e nient'altro. Abbiamo camminato, ho fatto molte piazze insieme anche quest'estate. Chiunque quindi voglia intanto avvicinarsi o cominciare a dare le proprie adesioni, noi formalizzeremo da domani questo comitato che avrà sede qui e quindi la sede sarà a disposizione di tutti. C'è qui un foglio con una penna e se qualcuno ci vorrà lasciare i propri recapiti, in maniera da tenerci in contatto per tutte le iniziative, ma soprattutto per l'organizzazione della campagna elettorale che in questi mesi ci deve vedere vivi e attivi. Io adesso lascio la parola a Rosario e grazie a tutti di essere qua. Sì, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. Veramente ringrazio di cuore ognuno di voi per essere qui stasera. È una serata molto importante. Fatemi salutare subito Luigi De Magistris, che è il nostro candidato alla presidenza. E subito dopo, consentitemi, ha parlato Daniela, ma lo sapete, la Mezzia Bene Comune, il nostro movimento nato qui alla Mezzia, ma anche Primavera della Calabria, rappresentano una realtà fatta, come diceva Daniela, di tante persone, di tanti volontari che fanno della passione per la politica e per la politica intesa come servizio e la loro ragione di vita. E quindi fatemi ringraziare anche a tutti i componenti di La Mezzia Bene Comune di Primavera della Calabria, perché per arrivare qui c'è bisogno del sacrificio di tutti. Noi facciamo sempre tutto da soli, gli allestimenti, è tutta una grande famiglia. Questa è una cosa bella da sottolineare. Lo diceva Daniela, siamo partiti già a febbraio, era il 14 febbraio quando appunto abbiamo annunciato, ovviamente l'ho fatto io a nome del Movimento La Mezzia Bene Comune, l'adesione al progetto di Luigi De Magistris, perché pensiamo che Luigi De Magistris rappresenti veramente la discontinuità e la rottura con quella vecchia politica che abbiamo visto che ha caratterizzato la Calabria per tanti anni. Quindi lo abbiamo fatto convintamente, è stato un percorso condiviso nel corso di questi mesi, coerente, e stasera siamo qua. Il primo punto da cui voglio partire è questo. Ci avviciniamo alla scadenza del 3 e 4 ottobre. Come sapete ci sono le elezioni regionali e spesso viviamo, questo accade spesso nella quotidianità, viviamo gli eventi in modo quasi naturale, come se ci fosse un fluire lento della vita. Però non ci soffermiamo sull'importanza di determinati momenti. Allora io voglio invece battere molto su questo punto. Guardate che il 3 e il 4 ottobre non è una data qualsiasi, è una data storica per questa regione, perché è una data che può rappresentare la liberazione appunto da quella vecchia politica che ha portato alla rovina la Calabria. Di questo noi dobbiamo essere consapevoli. Qualche giorno fa ho scomodato anche un evento, Luigi, storico della storia del nostro paese. Lo sappiamo, il 2 giugno del 1946 milioni di cittadini furono chiamati in Italia per decidere se scegliere tra continuare ad essere sudditi e quindi con la monarchia, oppure invece andare verso la Repubblica e quindi essere cittadini liberi con diritti e doveri. Ebbene, oggi noi ci troviamo di fronte ad una scelta di questo tipo, una scelta storica, perché da una parte abbiamo
un coacervo di partiti politici e di schieramenti che hanno rappresentato il vecchio, lo stantio, quella politica clientelare. Adesso ci arriveremo, perché noi come sempre siamo abituati a parlare in mezzo alla gente, a dire le cose come stanno. Dall'altra invece c'è la discontinuità, la rottura, un'opportunità per questa terra di liberarsi e di spezzare quelle catene, e noi questa consapevolezza la dobbiamo avere. E allora non è qui solamente Rosario Piccioni, Luigi De Magistris, i tanti amici che sono qui stasera, ognuno si deve sentire parte di questo progetto, perché la grande sfida oggi è quella di convincere gli indecisi. Noi, e questo lo dobbiamo dire, non ci dobbiamo nascondere, e parlando con la gente percepiamo che c'è tanta voglia di non andare a votare. Allora la battaglia che deve fare ognuno di noi è quella di convincere gli astenuti ad esercitare il diritto di voto. Quelle persone che nel 2020, lo sapete, hanno raggiunto il record per quanto riguarda la Calabria dell'astensione, dobbiamo riportarle a votare, perché è un'occasione unica. E allora dicevo, perché scegliere Luigi De Magistris e la sua coalizione e non quello che c'è dall'altra parte? Ma la risposta è semplice, la risposta è nei fatti. Iniziamo dal centrodestra. Il centrodestra, come sapete, è uno schieramento che vede Occhiuto come candidato presidente, ma è uno schieramento che risponde sempre a quelle stesse logiche, lo stesso schieramento che per 2 anni ha governato questa regione senza ottenere risultati, lo abbiamo visto con la pandemia, ma in tanti altri settori, e senza dare le risposte che i cittadini calabresi meritano. Ma è anche uno schieramento che storicamente ha avuto problemi per le infiltrazioni della criminalità organizzata proprio nelle liste e nei rappresentanti istituzionali, ed è quello che è accaduto anche in questi giorni. Abbiamo visto, è balzata agli onori delle cronache, la candidatura del consuocero di Rocco Bellocco, il boss di Rosarno, che è stato candidato nella Lega, e questo è solamente la punta di un iceberg. Ci sono tanti che hanno problemi con la magistratura, che hanno addirittura dato corso a quel familismo amorale che sta raggiungendo punte incredibili. Pensate che, lo sappiamo, Tallini non si è candidato per le inchieste che lo riguardano, ma di Gentile hanno candidato la figlia, e la figlia di Gentile, e c'è la cognata di Morrone, e soprattutto anche parente, che come sapete è il re delle cliniche private, che invece ha candidato la figlia. Allora anche questo significa non avere rispetto della donna, perché la donna, sapete che la prima volta che sono state introdotte le quote rosa e la possibilità di voto di genere, possibilità di votare per un uomo e per una donna, e allora sono state inserite proprio per questo motivo. Ci sono problemi con l'audio? Si sente male? Salvatore? No, Salvatore. Scusate un attimo. Era lì? Prova, si sente meglio adesso? Sì, allora teniamo così. Allora stavo dicendo, quindi il centrodestra è sempre quello che abbiamo visto in questi anni e che risponde a quelle logiche. Abbiamo poi anche il cosiddetto centrosinistra, perché lo vogliono fare passare per centrosinistra, ma di centrosinistra ha ben poco. Intanto lo abbiamo visto, ci sono 2 candidati, c'è Amalia Bruni e c'è anche Oliverio. Allora, se un partito, un partito democratico che ha guidato, diciamo, quella coalizione, non è stato capace di fare sintesi al proprio interno, voi pensate davvero che si poteva seriamente sedersi a quel tavolo, come hanno chiesto a Luigi De Magistris di fare, per raggiungere una soluzione? Luigi è un uomo che conosce bene questi meccanismi e si è tenuto lontano da questi scherzi, ma noi lo avevamo detto e avevamo anche messo in guardia di quelli che erano i pericoli, e la prova provata è il fatto che all'indomani della presentazione delle liste, lo abbiamo visto proprio qui nell'area di centro della Calabria, ci sono stati dei candidati eccellenti esclusi come Bruno e Pitaro, che hanno detto appunto quelle che erano le logiche
di correnti, di gruppi di potere che imperversano nel Partito Democratico. Sono stati proprio questi i motivi che ci hanno appunto consigliato di stare lontano da quel mondo. E poi guardate, approfitto per fare un passaggio politico importante, perché anche questa è una cosa che si sente spesso. Si dice che siamo stati noi a non volere l'unità del centrosinistra, ci si vuole addebitare la responsabilità del centrosinistra, ma le cose si fanno sempre in due, bisogna che ci sia una pari dignità, non si può pensare di imporre sempre il proprio punto di vista. E allora io lo dico, il Partito Democratico, soprattutto in Calabria, ma anche in altre situazioni, lo ha fatto anche qui a Lamezia, ha una mentalità, e lo diciamo noi che siamo appunto anche un laboratorio femminista, una mentalità maschilista e soprattutto una mentalità patriarcale, di quel padre di famiglia che dice qui dentro ci sono io e comando io, le cose le stabiliamo noi e le decido solo io. Ecco, questo è assolutamente inaccettabile. E allora, prima di entrare nel dettaglio di quelli che sono i punti fondamentali su cui noi vogliamo portare la riflessione di Luigi stasera, proprio perché Lamezia è al centro della Calabria, ci sono dei messaggi chiari che stasera devono partire. Pochi giorni fa si è svolto Trame, un festival importante di Lamezia, è giunto alla 10ª edizione, in cui si presentano i libri appunto che riguardano il mondo della criminalità organizzata e soprattutto la lotta. Il professor Ciconte, Enzo Ciconte, diceva che era rimasto sorpreso del fatto che i candidati alla presidenza, soprattutto si riferiva a loro, non avessero preso una posizione netta. Non è così, perché Luigi De Magistris lo ha dimostrato con la sua vita, ma noi lo diciamo stasera, lo diciamo ad alta voce senza paura. Noi non vogliamo i voti della mafia, non vogliamo i voti dell'andrangheta, non vogliamo i voti della criminalità organizzata. Questo deve essere un messaggio chiaro, così come Luigi lo dice sempre, noi non vogliamo neanche i voti dei corrotti e dei corruttori, perché anche questa è un'altra grande piaga che contraddistingue questa regione. Allora, partiamo da quello che è la prima grande questione di Lamezia, ma di tutta la Calabria, che è la sanità. Ma voi pensate davvero che dobbiamo affidarci a quelle stesse persone che in questi due anni, con la pandemia, durante la pandemia, non sono stati capaci di aumentare i posti letto per la terapia intensiva? Voi pensate davvero che possiamo affidarci a quelle persone che non sono stati capaci di realizzare un centro Covid, di fare assunzioni dedicate? La situazione drammatica oggi, che ci troviamo alle porte della cosiddetta quarta ondata del Covid, ora è vero che c'è il vaccino, è vero che ci sono delle soluzioni che si mettono in atto, però la realtà drammatica è che non ci sono nuovi posti letto, e questo è assolutamente inaccettabile. E allora noi ci mettiamo anche la faccia, non vogliamo fare e dire cose mirabolanti che poi rimangono solamente le parole in campagna elettorale. Noi pensiamo che ci siano delle cose che si possano realizzare subito, anche nel primo anno in cui Luigi De Magistris sarà presidente della regione. Innanzitutto delle cose molto semplici, che però sono fondamentali. La consulta civica della sanità. Abbiamo incontrato proprio poco fa con Luigi i rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato, ma in questa città ci sono importanti associazioni che fanno un lavoro straordinario. Allora, i cittadini devono partecipare alla gestione dell'amministrazione pubblica. Luigi lo fa a Napoli con il bilancio partecipato, bisogna farlo anche all'interno della sanità, perché queste sono cose sono fondamentali, perché i cittadini sono le vere sentinelle, sono quelli che sono ogni giorno nell'ospedale. Ci sono tanti episodi che viviamo quotidianamente che non vanno assolutamente bene. Ma soprattutto, se si vuole dare una svolta alla sanità in Calabria, c'è un grande tema, che è quello di gravare sempre il meno possibile sugli ospedali. Come si fa questo? Si fa con l'assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare, quindi l'assistenza presso il domicilio delle persone. Ci sono tantissimi strumenti, ci sono tantissimi mezzi, ma quello che bisogna svoltare e soprattutto il modo di intervenire, perché oggi, come sapete,
e mancano le cosiddette USCA, cioè le possibilità di andare a casa a fare gli interventi, e mancano gli operatori. E allora Luigi, c'è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci saranno fondi straordinari, questo non subito nella realizzazione, ma subito nella programmazione. Bisogna fare in modo di lanciare un New Deal, quindi un nuovo corso della sanità calabrese che preveda assunzioni di operatori sociosanitari, operatori socioassistenziali, fisioterapisti, tutto quel personale che può andare appunto a casa, a domicilio delle persone, per non gravare sugli ospedali. Così come è fondamentale il ruolo della medicina territoriale, quindi gli ambulatori, le casse della salute, la telemedicina. Ci sono tantissime cose su cui noi possiamo dare delle risposte nell'immediato. E ancora si parla, lo sapete, di questa parola che purtroppo è stata introdotta quando hanno avuto l'infelice idea di cambiare la Costituzione, il titolo quinto. Si parla di livelli essenziali di assistenza, i LEA, cioè quei livelli minimi, quando invece sulla sanità non si dovrebbe proprio parlare in questi termini, ma non si dovrebbe badare alle spese, perché la priorità è appunto quella della salute del cittadino. La Calabria, le statistiche le conoscete, è in fondo a tutte le classifiche purtroppo per questi dati, ed è una cosa assolutamente inaccettabile. Allora anche qui è necessario un intervento, perché non possono esserci cittadini di serie A come sono tanti cittadini che vivono nel resto d'Italia e cittadini di serie B. Ci sono dei dati che sono drammatici, guardate, quelli dell'assistenza domiciliare che citavo prima. La media in Italia è di 8 cittadini ogni 1000 abitanti che hanno l'assistenza domiciliare. In Calabria sapete qual è quella media? Non è la metà, non è un terzo, è un ottavo. In Calabria la media dell'assistenza domiciliare è di una persona ogni 1000 abitanti. Una cosa vergognosa. Ci sono delle eccellenze in Italia, come l'Emilia Romagna, che arrivano a 11 ogni 1000 abitanti. Noi siamo a 1 ogni 1000. Allora queste sono cose su cui noi chiaramente dobbiamo dare delle risposte, così come il tema ovviamente legato al Covid. Abbiamo vissuto, dicevamo, questa emergenza. Io parlo qui di Lamezia, Luigi. Questa giunta di centrodestra e questa la Santelli, ma poi anche Spirlì, non sono stati capaci in un anno e mezzo di riaprire un reparto di malattie infettive. Noi siamo stati qui all'ospedale, sei venuto anche tu proprio di persona per vedere quelle strutture che erano già presenti, non sono stati capaci di riaprire una struttura che già è pronta proprio per essere messa in funzione. Quindi stiamo parlando di persone che hanno veramente rovinato questa terra. Così come un centro regionale post-acuzie, noi lo gridiamo da tempo, è necessario, perché ci sono tante persone che hanno avuto il Covid, che hanno difficoltà proprio anche nei mesi successivi con tanti aspetti, e questo chiaramente va affrontato. Non è stato previsto un centro regionale post-acuzie, anche qui a Lamezia ci sono i locali. E poi, e chiudo sulla sanità prima di fare un'ultima considerazione, c'è anche un tema che a noi sta molto a cuore. È stato lanciato un appello pubblicamente ai candidati a presidente, penso, Luigi, che noi lo possiamo chiaramente raccogliere, che è quello delle persone con disabilità. Voi sapete che c'è la Convenzione ONU delle persone con disabilità, questa convenzione risulta inattuata. Noi abbiamo avuto qui a Lamezia una persona, e la voglio chiaramente citare perché si è spesa, che è Antonio Saffioti, che ha fatto della sua vita proprio una ragione di battaglia proprio per i diritti con queste persone. Allora la consulta, anche qui, la consulta delle persone con disabilità è una cosa che si può realizzare nel giro di 3 mesi, non nel giro di anni. Invece la vergogna è che in questi anni non è stata ancora neanche realizzata, perché delle risposte vanno date alla disabilità, ma vanno date anche al dopo di noi. C'è il tema del lavoro. Poco fa ci siamo intrattenuti, abbiamo ricevuto con Luigi delle piccole delegazioni, perché ovviamente col Covid non potevamo fare diversamente, di lavoratori che vivono una situazione drammatica, che è quella della precarietà, soprattutto nel mondo, per esempio, dell'aeroporto, della SACAL. Sappiamo che ci sono gli stagionali che durante la pandemia sono stati completamente abbandonati a se stessi, nonostante, questo ci vengo dopo, alla SACAL appunto c'è chi ha pensato di moltiplicare per 8
la sua indennità, il presidente Demetrio, pochi anni fa il presidente della SACAL o l'amministratore delegato della SACAL prendeva 30.000 euro al mese. Quest'uomo mandato dalla Lega e quindi un fedelissimo di Salvini, uno dei primi atti che ha concordato è stato quello di farsi deliberare 240.000 euro netti all'anno. E queste sono delle vergogne che noi dobbiamo denunciare, soprattutto nel momento in cui ci sono tanti lavoratori che sono rimasti a casa senza avere alcuna indennità. Ma ci sono poi anche i tirocinanti, il cosiddetto bacino regionale dei tirocinanti, che anche questo termine trasmette qualcosa di precario, come se fossero persone che stanno facendo delle prove. Invece si tratta di persone importanti che spesso hanno anche grande professionalità e su cui si reggono le amministrazioni, anche l'amministrazione regionale oggi. E questo è uno sforzo che va fatto. Oggi, insieme ad Anna Falcone, che è un'altra candidata della nostra lista De Magistris Presidente, candidata con noi e quindi nella circoscrizione centro, che stasera non può essere con noi per altri impegni, abbiamo lanciato questo appello disperato per i lavoratori dell'Abramo, un altro call center, lo conoscete tutti, dal lavoro a 3.000 persone in questa provincia soprattutto, anche ci sono delle propaggini a Cosenza ma soprattutto nella provincia di Catanzaro e anche a Crotone. Ebbene, nel corso degli anni le nostre grida di allarme sono rimaste inascoltate. La vergogna è che in questi anni al MISE, il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono stati fatti dei tavoli di concertazione e chiaramente Spirlì a quei tavoli non ci è andato, non si è presentato mai nessuno per la Regione, perché questo call center appartiene alla famiglia Abramo, che sappiamo che sia nell'imprenditoria ma anche nella politica, perché c'è il sindaco che è di Catanzaro, che è anche il presidente della provincia di Catanzaro. Allora noi queste cose le dobbiamo denunciare, così come sull'aeroporto, Luigi, al di là di queste questioni che riguardano i lavoratori, c'è un altro dato drammatico. L'aerostazione è un'aerostazione assolutamente inadeguata rispetto a quelli che sono gli standard qualitativi a livello italiano. Abbiamo punte di traffico di altissimo livello, per cui ormai Lamezia è uno degli scali a rilevanza anche europea, un aeroporto internazionale, però le varie amministrazioni regionali che si sono succedute, le governance della SACAL, hanno avuto la capacità di perdere il finanziamento di 30 milioni di euro dell'Unione Europea con cui si doveva fare la nuova aerostazione. Hanno cercato di mettere una pezza dicendo che avrebbero riammodernato l'attuale aerostazione, ma voi sapete benissimo che non si tratta della stessa cosa. Un conto è il riammodernamento e un conto è appunto la realizzazione della nuova aerostazione che dia dignità a questo territorio, soprattutto anche nell'ottica regionale. C'è poi un grande tema che qui a Lamezia, veniamo dall'estate, abbiamo sentito per l'ennesima volta e su cui chiaramente Luigi De Magistris è la persona più adatta a parlare, ce lo dirà dopo, che è quello dell'ambiente, dei rifiuti e del dissesto idrogeologico. Per l'ambiente, a parte la vicenda vergognosa che abbiamo visto in questi ultimi tempi degli incendi che hanno devastato il nostro territorio e anche l'area del Reventino, in cui abbiamo pagato lo smantellamento appunto del corpo forestale, che era quello che si occupava di questa materia, ci sono stati dei vuoti assolutamente che hanno provocato queste situazioni veramente drammatiche. E allora, sull'ambiente, il mare, veniamo dalla stagione estiva, puntualmente tanti calabresi, tanti lametini, tanti catanzaresi, tanti turisti che vengono da fuori e dicono: sì, ma qui avete veramente il paradiso, c'è tutto, c'è il mare, c'è la montagna, però poi andiamo a mare e non possiamo fare il bagno. Allora Luigi De Magistris nel 2005, lo sapete, lanciò l'inchiesta Poseidone che si occupava proprio di questo. La Calabria è stata commissariata per anni sul fronte appunto della depurazione, ma i risultati sono fallimentari, perché se oggi andiamo a mare e il mare è ancora sporco, i nostri figli non possono fare il bagno, vuol dire che quei milioni e milioni di euro che sono stati investiti e che sono stati spesi alla fine non hanno raggiunto il risultato che invece ci attendevamo. E in questo chiaramente con Luigi De Magistris noi abbiamo veramente una garanzia. Così come
il tema del dissesto idrogeologico, che è un altro tema forte che sta a cuore a questo territorio e che chiaramente non può essere abbandonato. Anche lì ci sono stati finanziamenti a pioggia che però non hanno prodotto i risultati sperati. Il tema della cultura, e vado velocemente perché poi chiaramente voglio cedere la parola a Luigi De Magistris, il tema della cultura che a noi sta molto a cuore, che è strettamente legato a quello anche dei beni archeologici. Lamezia, questo comprensorio, hanno una ricchezza di beni archeologici. L'altra volta abbiamo fatto anche la passeggiata con Luigi dal castello Normanno Svevo all'abbazia benedettina, al bastione dei cavalieri di Malta, l'area di Terina che risale al V secolo a.C. C'è un patrimonio, oltre, lo sapete benissimo, qui vicino il complesso monumentale di San Domenico, la biblioteca, il museo del libro antico con le Cinquecentine. Ebbene, noi non siamo stati in grado in questi anni di realizzare, con l'aiuto soprattutto della regione e con finanziamenti dedicati, dei percorsi dedicati ai turisti. Cioè oggi il turista arriva e non sa come poter visitare questo patrimonio. Noi tra i nostri giovani di Lamezia Bene Comune, ma ce ne sono tante, abbiamo delle eccellenze nel settore turistico, nel settore culturale, e siamo stati oggi pomeriggio con Luigi anche al TIP Teatro, una realtà che nonostante le difficoltà della pandemia sta tenendo alta la cultura proprio con il sacrificio, con la passione. E quindi chiaramente questo è un altro tema forte su cui noi vogliamo investire. E allora, mi avvio alla conclusione. Prima di chiudere voglio dire delle cose. Noi non siamo, lo sapete perché ci presentiamo a voi, ci presentiamo per chiedere il voto, ma abbiamo delle storie, ognuno di noi ha una storia che viene da lontano, quindi non abbiamo bisogno della presentazione di stasera. Ci sono delle battaglie fatte nel corso degli anni, certamente noi non siamo quelli che facciamo le promesse, ma siamo quelli che invece, se c'è una cosa che promettono solamente, è l'impegno e il sacrificio per questa terra. C'è la possibilità di cambiare, ci sono degli impegni che però noi dobbiamo prendere. E veramente poi vado alla conclusione. C'è il tema dei costi della politica. Guardate, è vergognoso che oggi in Calabria, e lo dice uno che si sta per candidare al Consiglio regionale, che si sta candidando al Consiglio regionale, che potrebbe anche essere eletto, è vergognoso che un consigliere regionale prenda cifre e indennità sommate tra le varie voci che vanno dai 12.000 ai 18.000 euro al mese. È una vergogna a cui bisogna porre fine. Io sono sicuro che con Luigi De Magistris questa è una cosa a cui bisogna mettere mano, che non è solamente il tema dell'indennità di chi fa il consigliere regionale, ma è tutte le strutture, tutto quello che c'è dietro. Attenzione, questo non significa fare populismo, non significa dire che non ci debbano essere delle indennità o non ci debbano essere delle strutture, ma sicuramente a tutto c'è bisogno di porre un freno. Perché la produzione normativa, l'abbiamo visto in questi anni, è stata pressoché nulla. Una produzione di leggi assolutamente inesistenti, con le commissioni che non funzionano mai e quindi soldi che spesso sono stati regalati. Così come Luigi, il tema assolutamente incredibile, la vergogna che è stata fatta fino a poco fa. Questo lo potete consultare voi stessi. Se andate a leggere l'albo, il BURC, il bollettino ufficiale della regione, trovate fino a pochi giorni fa, fino a 15 giorni fa, gli incarichi dati all'interno di queste famose strutture. E stiamo parlando di incarichi a volte di un mese, di due mesi, di tre mesi, dati per accontentare appunto l'amico di turno anche nell'ottica elettorale. E quella politica del ricatto che tiene appese le persone e che pensa che il momento elettorale è un modo in cui passare appunto all'incasso che si tramuta in voti. Questa è una logica clientelare che pervade il centrodestra, ma anche ambienti del centrosinistra, che noi invece chiaramente rifuggiamo. E allora chiudo con l'appello iniziale. Stasera è un primo momento pubblico, come sapete noi amiamo non chiuderci nelle stanze come fanno da altre parti, ma stare in mezzo alla gente e parlare con i cittadini. È un primo momento per dire che bisogna iniziare questa battaglia però, ve lo ripeto, ha bisogno di ognuno di voi,
Da stasera io mi auguro che ognuno di voi sia al nostro fianco, perché si può fare una rivoluzione. E chiudo con questo riferimento, visto che io sono appassionato di sport. Come sapete, nel calcio spesso a vincere i campionati sono sempre le superpotenze, quelle più conosciute, la Juventus, l'Inter, il Milan. Raramente accadono i miracoli, è successo al nord con il Verona di Bagnoli, ma è successo anche al sud e proprio a Napoli con il Napoli di Maradona, che era un fuoriclasse. E allora io vi dico questo: rispetto a quello che è lo scenario che offre questa campagna elettorale, noi abbiamo il nostro Maradona e ci sono tanti, tanti di noi, i vari Careca, Bruscolotti, Carella, Giordano, che possono affiancare il fuoriclasse per ottenere la vittoria. Però per ottenere la vittoria non ce la possiamo fare da soli. Abbiamo bisogno veramente di voi, abbiamo bisogno di convincere quel 45% di persone che non sono andate a votare. Perché se quel 45% di persone non è andata a votare è perché comunque era una persona libera, perché se era una persona controllata dalla mafia state tranquilli che sarebbe andata a votare. Allora noi dobbiamo lavorare su quelli, più saremo più ce la potremo fare e più potremo portare Luigi De Magistris alla presidenza della regione. Grazie. Buonasera, grazie di essere qui così numerosi. Per noi è importante spiegare le ragioni di questa avventura e di questa coalizione per governare la Calabria. Innanzitutto un ringraziamento a Rosario e attraverso Rosario alla Lamezia Bene Comune, alle nostre candidate e ai nostri candidati. In realtà noi un risultato già l'abbiamo raggiunto e lo voglio raccontare perché ne avverto l'orgoglio, anche l'emozione, ma soprattutto la responsabilità. Per la prima volta la Calabria ha un polo popolare civico alternativo ai due schieramenti che da 40 anni governano, centrosinistra e centrodestra. In pochi giorni abbiamo raccolto 21.000 firme e abbiamo 6 liste a terra. Abbiamo 6 liste dove non ci sono pacchetti e paccotti di voti, ci sono persone, ci sono giovani, ci sono donne, ci sono uomini che rappresentano questa regione dal Pollino fino allo Stretto. È chiaro che ci vogliono schiacciare sempre su un polo di centrosinistra. Allora io lo voglio dire con chiarezza, da uomo di sinistra, che noi a ottobre non abbiamo in realtà 4 candidati alla presidenza della regione Calabria. Questo è uno scenario apparente. Noi abbiamo uno schieramento di 3 candidati che rappresentano il sistema, la conservazione, io dico la mortificazione dei diritti di questa terra, che sono Occhiuto, Amalia Bruni e Oliveri. Poi c'è la nostra coalizione, che non solo non ha mai governato, ma è fatta di donne e uomini, e mi assumo l'onore e l'onere di essere leader di questa coalizione, che nella vita hanno dimostrato da che parte stare. Hanno dimostrato di stare dalla parte dell'onestà, di avere queste mani pulite, ma non me le sono tenute in tasca, che non abbiamo alle nostre spalle nessuno. Anche in questi giorni noi abbiamo raccolto le firme con i militanti, i volontari, senza partiti, senza apparati, senza lobby, senza massomafie, senza soldi. Con lo zainetto. Io vado in giro con lo zainetto. Noi questi siamo. Siamo quelli che credono nel cambiamento possibile. Persone competenti. Qualcuno un po' di tempo fa ci raccontava che uno vale uno, ma quello vale nei diritti e nei doveri, ma ci vuole la competenza per governare la regione. Per poter rompere un sistema e ricostruire i diritti di questa terra non puoi fare uno vale uno. C'è la storia delle persone, la storia di donne e uomini che nella vita hanno dimostrato coerenza e credibilità. Poi consentitemelo di dire, in una città complessa, in una regione difficile, abbiamo il coraggio della sfida. Questa non è una passeggiata. Chi dice che noi stiamo anelando a un posto non ha capito niente. La poltrona alla cittadella regionale è una poltrona che scotta per come vogliamo governare noi. Non è una passeggiata sul Reventino, sulla Sila, sul Pollino, in Aspromonte, nelle Serre, sulla costa Ionica o sulla costa Tirrenica. È un sistema che fa male, che non usa il tritolo ma usa i proiettili istituzionali. È un sistema che si compatterà contro di noi. In questi prossimi giorni tutti lavorano per far vincere il centrodestra. Noi quindi rappresentiamo quell'alternativa che non parla al campo del centrosinistra solamente. Io voglio essere molto chiaro,
La situazione è talmente drammatica, l'ha fotografata Rosario con un paragone tra sudditanza e libertà, tra onestà e disonestà, tra rottura e conservazione, che noi dobbiamo parlare agli astenuti innanzitutto. Convincere un astenuto è un voto doppio, che l'astenuto non solo lo sottrae a quell'apparente indifferenza che non è neutralità, perché chi non va a votare in realtà vota per la conservazione, di fatto. Quindi adottare un astenuto, amiche e amici, significa un voto che vale doppio. I pentastellati delusi, il 70%, di quelli che gridavano onestà, 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 mai con Renzi, mai col PD, mai con Salvini, mai con Berlusconi. Questo con noi non accadrà. Quindi da questo punto di vista parlare ovviamente al campo del centro-sinistra, parlare al campo del centro-destra, quando devi ricostruire il diritto alla sanità, il diritto all'acqua, e poi tornerò sugli altri diritti, non possiamo avere la presunzione di dire che è un campo di sinistra. Non è un campo di sinistra, è un campo delle calabresi e dei calabresi che si devono riprendere questa terra. E poi guardate, io da uomo di sinistra vi dico che non ho avuto dubbi a non sedermi a quel tavolo, caro Rosario. Quello non era il tavolo del dialogo. Io mi sono candidato a sindaco di Napoli purtroppo per i disastri che ha fatto il centro-sinistra a Napoli. Io ho ereditato la città con i rifiuti che arrivavano al balcone dove stanno quei due signori che ci stanno ascoltando, in cui la politica era attraversata da opacità e malaffare, in cui turisti non ce n'erano, in cui la gente non credeva più nel cambiamento. E abbiamo vinto con una coalizione civica, abbiamo vinto con una coalizione in cui i sondaggi mi davano per ultimo, come mi danno per ultimo adesso. Anzi, vi devo dire la verità, da ieri sono un po' preoccupato, siccome è la quarta campagna elettorale che faccio e mi hanno dato sempre ultimo, ieri mi hanno dato penultimo. Questa cosa, vi devo dire, mi ha procurato uno stato d'ansia, perché non è un buon segnale, perché essere ultimo significa che non sei tracciato. Essere ultimo significa che non vai nel mirino del potere mediatico politici, cioè quelli che dicono ma sta nel centro-sinistra, ma sta nel centro-destra, adesso si direbbe sei pentastellato, una volta, perché adesso Conte ha sposato tutta la linea del Partito Democratico, e per questo credo che tanti militanti pentastellati verranno con noi e facciamo le battaglie che loro facevano all'origine. E quindi come avremmo potuto vincere 10 anni fa solamente col voto della sinistra? Però sai, ha vinto una volta, la città era ridotta male, i rifiuti al primo piano, arriva Masaniello, il cambiamento, la rottura, quelle cose che vi raccontano certe volte, De Magistris il ribelle, De Magistris il sovversivo, De Magistris il Masaniello. A parte Masaniello, è durato poche settimane nella sua storia del 600, è andato sull'altare e poi l'hanno impiccato. Siamo stati rieletti. Allora, cari amiche e amici dell'Ametino, di Lamezia, io sto per concludere il mio faticoso mandato di sindaco di Napoli. Per essere il sindaco più longevo dal 1806, è una ricerca che hanno fatto in archivio, e concludo il mio mandato con uno scenario di consiglio comunale di cui non è che vado orgoglioso, però ne avverto anche il senso della novità che non viene raccontata. Io quando entro in consiglio comunale c'ho dal lato della maggioranza il popolo, c'ho maestre, architetti, studenti, professori, avvocati, e dall'altra parte c'ho questo schieramento che supera il governo Draghi, c'ho il PD, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Allora io vi chiedo, avrebbe mai potuto un uomo solo al comando governare forse la città più difficile d'Europa, ereditata con i rifiuti al primo piano, con 3 miliardi e 200 milioni di debito, avendo contro i governi nazionali, regionali, i poteri mediatici, la camorra? Che cosa è accaduto? È accaduto che la gente si è rialzata. Dove state seduto? Sulle sedie, si è messa in cammino, si è ripresa la città, si è ripresa i diritti, e abbiamo cacciato soprattutto la camorra dal palazzo. Questo lo dico perché noi vogliamo vincere esattamente in questo modo, con la gente e per la gente. Ci dicono che siamo populisti? Beh, questi si dimenticano pure la Costituzione e i libri di storia. Il populista è quello che strumentalizza il popolo, il populista è quello che viene sulle montagne dell'Aspromonte invece di chiedere scusa per quello che Spirlì non ha fatto. Promette ai sindaci dell'Aspromonte di risarcire una foresta incendiata con il denaro, cioè comprare un popolo con le briciole, come che si brucia Van Gogh e Picasso. Arriva il Presidente del Consiglio, arriva l'ex Ministro dell'Interno Salvini, cioè non vi preoccupate,
Qual è il problema? Si sono incendiati Van Gogh e Picasso, teniamo l'assicurazione, stanno i soldi. E secondo voi quello che ha incendiato Van Gogh e Picasso che fa se c'è l'assicurazione? Incendia pure Caravaggio e Luca Giordano. Quindi da questo punto di vista credo che il nostro messaggio è forte, è il messaggio di quelli che vogliono insieme alla gente. Quindi populismo è chi strumentalizza il popolo, stare con il popolo, stare con la gente, mi fa pensare all'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, mi fa pensare a Gramsci. Questi al centro-sinistra non citano più Berlinguer da cui pigliano le distanze, no, da Gramsci. Ricordate Gramsci, due passaggi, la connessione sentimentale e odio gli indifferenti. Stare tra la gente significa creare empatie umane, empatie sentimentali. A Napoli tutti sanno dove abito, via Belvedere 200, quartiere Vomero, con il citofono, il mio numero di telefono. Io sto tra la gente quando c'è il momento di soffrire e di gioire, sempre. E la gente se ti critica, e fa bene a criticare, perché il popolo deve criticare, ma quando non tradisci il popolo ti difende. Io quando 5 anni fa feci il sindaco di strada perché mi sospesero per una vecchia persecuzione che ancora vivevo di un processo allucinante, qui sono stato assolto, faccio il sindaco di strada. Sono sceso per strada e la gente mi ha preso in braccio, mi ha coccolato, mi ha difeso. Gli avversari politici mi hanno detto non ti voterei mai, ma sei una persona per bene, non ti devi dimettere, devi continuare a fare il sindaco. Questo significa stare tra la gente, dalle 8 del mattino alle 2 di notte. Così abbiamo risolto il problema dei rifiuti. Non qua che non hanno il coraggio di spezzare il rapporto tra 'ndrangheta, politica e affari. Qual è la risposta di Spirlì con l'emergenza rifiuti? Le discariche, la discarica a Crotone, la discarica a Melicuccato. Ma con che coraggio Salvini viene a fare la campagna elettorale? Con che coraggio? Dovrebbe venire qua e dire vi chiedo scusa che non pensavamo che Spirlì potesse fare il presidente, è capitato per la disgrazia alla Santelli e ve lo siete trovati, io vengo qua a chiedervi scusa. Vi chiedo scusa che c'è una giunta di cui ho chiuso e parte integrante, amici e amici, in cui non siamo in grado di garantirvi l'acqua, non siamo in grado di garantire l'acqua agli agricoltori, non siamo in grado di far uscire da tutti i rubinetti in tutti i comuni della Calabria l'acqua 24 ore su 24, però mantengono la Sorica in liquidazione da 10 anni, che fa profitto il carrozzone della politica. Dovrebbe venire Salvini a dire vi chiedo scusa, 200 milioni di euro che il centrodestra e il centrosinistra si sono mangiati sui depuratori e l'acqua del mare non è sempre così pulita, qualcuno racconta che è la storia delle alghe, qualcun altro racconta che è la storia delle correnti, purtroppo è cacca, ma non in termini come De André che dice dall'età me nascono i fiori, quella purtroppo è cacca che fa olezzo, che passa in genere la mattina e il pomeriggio, 200 milioni di euro si papparono nel 2005, non oso immaginare dal 2005 al 2021 quanti altri soldi sono pappati. Salvini dovrebbe chiedere scusa. Dovrebbe venire a chiedere scusa che una regione non riesce a smaltire i rifiuti, è piena di rifiuti la Calabria, nel Regino, a Gioia Tauro, a Crotone, in alcuni tratti della provincia di Catanzaro, di Cosenza. E qual è la risposta? Discariche, discariche su discariche. Dovrebbe venire Salvini a chiedere scusa, no? Che Scopelliti nel 2001 ha smantellato 18 ospedali, chiedere scusa che è stata smantellata completamente la filiera della sanità territoriale, dovrebbe chiedere scusa sulla sanità, sull'assenza del lavoro, sulle opacità della Lega e del centrodestra nei rapporti con l'Andrangheta e con la corruzione, ma lui invece mette in lista il consuocero di un capo clan. Questo è il modo in cui un ex ministro dell'interno pavoneggia il suo contrasto all'Andrangheta. Ma vogliamo parlare del centro-sinistra che ha governato in questi anni? A me dispiace che ci sia una dottoressa che si sia prestata, tra l'altro di Lamezia, a un'operazione di questo tipo. Ecco, sarebbe potuta venire con noi se fosse stata lontano da questo sistema e non andare con Enza Bruno Bosso, con Adamo, con Bevacqua, con Guccione, e potrei fare un elenco lungo e stancante. E poi la delusione anche dei 5 Stelle, e vabbè, che sono andati anche Conte illuminato sulla strada della poltrona. Mi contestano di essere straniero, non so se anche qualcuno di voi, troverò un sindaco prima o poi che mi farà la cittadinanza onoraria, però credo anche, consentitemelo di dire, parafrasando Don Peppino Diana, un parroco ucciso dalla Camorra, che il fatto di candidarmi in Calabria è un gesto, veramente lo dico non con presupponenza, prosopopea, di umiltà, ma d'amore. Cioè io dopo 10 anni di sindaco, dopo 15 anni di prima linea di magistratura, dopo 10 anni in Calabria,
dopo che il potere deviato di questa terra mi ha sottratto dopo la prima famiglia quello che avevo di più caro, cioè il lavoro, la toga del pubblico ministero. Mi hanno trasferito e lasciato qui magistrati corrotti, collusi, un sistema deviato. Io avrei dovuto, diciamoci la verità, tra tante cose da fare nella vita, anche in questo periodo, pur di non farmi candidare, mi hanno offerto deputato, senatore, posti ovunque, hanno paura, non so che cosa possiamo, perché hanno paura di questa nostra vittoria? Ebbene, avrei dovuto cancellare la Calabria, diciamocelo con onestà, venire al massimo al mare, perché ho una moglie calabrese, uno dei due figli nati in Calabria, ho dovuto mantenere, mi sono sposato addirittura in Calabria, risiedevo in Calabria prima di fare il sindaco di Napoli, l'avrei dovuto cancellare, e invece sto qua. Sto qua perché sono testimone vivente di due cose che sono elementi della stessa realtà. Uno, la stragrande maggioranza delle calabresi e dei calabresi sono persone per bene. E ho conosciuto la sete di giustizia di questo popolo quando facevo il magistrato. Ne ho raccolto con i miei occhi e con le mie orecchie e con il mio corpo le testimonianze e le denunce. E poi ho conosciuto però quel sistema criminale. La borghesia mafiosa non è l'andrangheta di strada, quella c'è, ma sono bande di cui si serve la borghesia mafiosa per dimostrare ogni tanto di fare la lotta all'andrangheta. Bene, conosco quel sistema deviato, quel sistema che fa male, quel sistema che confonde controllori e controllati, che si infiltra nelle ASP, alla regione, nella politica, nelle istituzioni, nella magistratura, nelle forze di polizia. Bene, io nasco dalla cultura di Pasolini, io so, quindi parlo, abituatevi a questo, io parlo. Se ho da dire una cosa sul capo dello Stato lo dico, se devo essere un po' più buono con un ladro di polli lo faccio, perché mi pongo il problema perché quello è diventato ladro di polli. Ma quando è un ladro di Stato sono un po' più duro, perché tu l'hai avuta l'alternativa nella vita, ti sei messo a rubare, non sei da esempio. Io non giudico le persone che sbagliano, i ragazzi che sbagliano, i bambini che non hanno alternativi, perché li conosco nella mia città. Li conosco i bambini che vanno a fare le rapine a 12 anni perché mai nessuno gli ha raccontato che c'è un'altra vita. Conosco i bambini di questa terra che nascono in contesti difficili e mai nessuno li ha ascoltati, nemmeno i silenzi sanno più interpretare, giudicano le persone. Ah, il bambino ha fatto una rapina, mettiamolo in una discarica sociale. Ma perché? Gli devi dare alternative, gli devi ascoltare. E aver portato Napoli prima nella crescita turistico-culturale, prima della pandemia, mi ha fatto emozionare quando ho incontrato ragazzi di 16 a 17 anni che mi hanno detto che grazie alla cultura, grazie al turismo, grazie alla cultura, al turismo, hanno trovato lavoro e non fanno più rapine, non fanno più scippi, non spacciano più droga. Questa è la rivoluzione che la politica deve fare. Agricoltura, biodiversità, artigianato, innovazione tecnologica, turismo, cultura. La Calabria può avere la piena occupazione. Ma perché? Penso alle mamme soprattutto, alle mamme che danno ormai per scontato, beh anche i papà, però voglio pensare soprattutto alle mamme che il rapporto con i figli è ancora più forte, viscerale, che ormai è ineluttabile, che i figli a 18 anni, 20, 22 vanno via, i talenti del nord, i talenti europei, ma perché? Talenti per scelta fuori, sì, ma non talenti per necessità fuori, è voluta questa cosa, perché se tutti i giovani se ne vanno, chi si ribella? Scusatemi, se i giovani vanno via, ma chi si ribella? Ve lo dico da ex magistrato, la Calabria ha bisogno di una ribellione, consentitemelo di dire, come la penso, una ribellione pacifica, culturale, etica, basta andare col cappello in mano, basta andare col capochino. Questa è una politica che campa sui bisogni e la sudditanza, rifletteteci. Scusate, ma tutta questa gente, questi politici che ci hanno governato in questa terra negli ultimi 40 anni, ma com'è possibile che non hanno azzeccato una? No, e l'acqua non la sanno garantire, e i depuratori non li sanno fare, e i rifiuti, e il lavoro, e i finanziamenti. Ma vuoi vedere che sono solo incompetenti e incapaci? O magari se la sanità pubblica non funziona c'è qualcuno che ci guadagna? Bene, io la penso in questo modo. Quella è una politica che deve avere due condizioni, come le mafie, la dico forte, come le mafie. Lo diceva Paolo Borsellino. Le mafie hanno due cose, hanno una cosa in comune, o si fanno, la mafia e politica hanno una cosa in comune, o fanno guerra o fanno pace, il consenso. Questi vivono sul bisogno e sulla sudditanza, perché più c'è bisogno più deve andare dal compare, dal consigliere e dall'assessore. Se noi trasformiamo i bisogni in diritti e le persone suddite in persone libere, abbiamo salvato la Calabria. Lo possiamo fare solo noi, lo dobbiamo fare insieme. La rivoluzione si fa anche in cabina elettorale, con la matita, la lotta alle mafie, la libertà. Anche chi è suddito non per scelta ma per necessità, lo capisco, non sono nato ieri, conosco la Calabria, conosco Napoli, conosco il Sud, conosco le sofferenze, perché sono da 30 anni nelle istituzioni, conosco, però avete uno strumento, non rimanete a guardare,
Vi prego, non dite sono tutti uguali, perché non è così. Non è così. Chi dice tutti uguali favorisce gli altri. Noi stiamo dando un'alternativa a questa terra. Stiamo dando un'alternativa di donne e uomini credibili, onesti, competenti, coraggiosi, che hanno un'altra cosa bella, la passione. La passione non si compra al mercato. A quella gente che vi dice no, ma avete ascoltato ieri, domani mattina al bar è venuto De Magistris sul corso e non cambia mai niente. Che andate a votare a fare, sono tutti uguali, gli dico, la guardi negli occhi, ma te la mangi un'emozione ogni tanto. Cioè vuoi pensare che la vita non è sempre la stessa? Ve lo ricordate il film di Massimo Troisi? Ricordati che devi morire, ricordati che devi morire, adesso me lo sei. E beh, la vita, voglio dire, c'è la pandemia, ma c'è anche la rivoluzione, no? C'è il cambiamento, viva Dio! Una terra straordinaria merita altro, se no perché staremmo qua? Perché staremmo qua? Io ci credo, io sono un visionario. Attenzione, il visionario non è un utopista, Il visionario è un realista. Però se sono visionario da solo, dove vado? Se c'ho solo Rosario, dove vado? Se c'ho Rosario e Rosa, dove vado? Se c'è Gianni, dove vado? Se c'è Anna, dove vado? Dove andiamo? Se siamo in tanti, abbiamo vinto. Abbiamo vinto e non siamo un bersaglio. Se De Magistris rimane da solo, è un bersaglio. Perché devo essere un bersaglio? O voi dovete essere un bersaglio di questi cialtroni e mercanti del tempio? Mettiamoci insieme, non è il voto di scambio, è un patto di lealtà, è un patto d'onore, è un patto di libertà, è un patto per i diritti, è un patto per la fratellanza universale, per la giustizia sociale. Io vi dico che se noi veniamo messi nelle condizioni di governare, la Calabria in 5 anni può raggiungere l'obiettivo della piena occupazione, perché 2 milioni di abitanti, con un territorio così vasto, con una potenzialità turistico-culturale che non ha nessuno, con le comunità etniche, 3 parchi nazionali, un parco regionale, riserve marine, 800 km di costa, biodiversità e questi criminali che fanno profitto sugli incendi, noi dobbiamo fare profitto sulla difesa delle montagne, non sugli incendi, perché sugli incendi guadagnano in 5, sulla difesa guadagnano 50.000. Bene, quindi come vedete noi continuiamo in questo cammino, camminando, ascoltando e parlando ovviamente. Altri stanno nelle stanze, stanno stringendo patti, alleanze e aprite gli occhi, perché con il denaro pubblico che verrà o finalmente potremmo dare quei diritti essenziali oppure sarà l'ennesima occasione di quel patto scellerato che ben conosciamo delle trattative tra pezzi di politica, istituzioni e mafia. Come vedete noi abbiamo il coraggio di dire le cose come stanno, abbiamo, credo, dimostrato nella nostra vita da che parte stare. Io sono davvero contento di aver fatto questa scelta, che è una scelta che mi impegnerà molto, e chiudo dicendo che l'altra accusa che mi fanno, poi davvero chiudo, uno che sono straniero, mi pare di essermi spiegato abbastanza, l'altro che cerco una poltrona. Beh, vi vorrei dire, per chi non lo sa, che io mi sono dimesso da magistrato, a questo punto avrei avuto 7.000 euro di pensione, mi sono dimesso, mia moglie non me lo perdonerà mai, 27 giorni prima aver maturato il minimo della pensione, mi hanno offerto nella vita di tutto, anche per non farmi candidare in Calabria, io ho il vizio di fare le cose per passione e per amore, penso poco purtroppo ai miei interessi, chiamiamoli personali, affettivi e familiari, ma me lo sono scelto, quindi non mi sto lamentando. La terza cosa che dicono, che avrei lasciato Napoli e starei lasciando Napoli con tanti debiti. Per la verità, nonostante i tagli che hanno fatto in questi anni, avevo 3 miliardi e 200 milioni di debito, adesso ne abbiamo 2 miliardi e 6, ci hanno tolto 2 miliardi, abbiamo risanato i conti, ma soprattutto non lasciamo un lavoratore a terra, abbiamo stabilizzato, a proposito di precari, 800 lavoratori socialmente utili, è diventata la città della cultura, del turismo e dello sport, la città dei giovani, la città delle mani pulite, 6 assessori sono giovani tra i 25 e i 30 anni, Napoli non è ovviamente Lugano, dico io meno male, nel senso è una città che ha problemi, contraddizioni, è una grande capitale. E oggi io vengo qua, come mi vedete? Vengo qua con persone che hanno un corpo, hanno un cuore, hanno una mente, hanno passione, siamo liberi, fidatevi, non in senso di appartenenza, a chi appartieni? Al partito, a chi appartieni? Alle mafie, a chi appartiene a quello o a quell'altro, un gesto di fiducia. Noi siamo per liberare, per creare legami che slegano dalla sudditanza, quindi legami affettivi, empatici e umani. Dietro io non ho nessuno, nessuno mi può condizionare. Lavoreremo con voi anche dopo, perché se ci chiudiamo nella cittadella diventiamo un bersaglio, se staremo insieme a voi decideremo insieme, nessuno ci può condizionare, nessuno ci può comandare,
nessuno ci può mettere il guinzaglio, e quel guinzaglio che noi vogliamo togliere è rendere tutte le donne e uomini calabresi liberi. Io credo che la Calabria tra breve passerà dal ricatto al riscatto, e credo che la Calabria da periferia se ne parlerà in tutto il mondo, non perché avrà vinto De Magistris con la sua coalizione, ma perché il popolo si sarà arrautato, si sarà riscattato, avrà dato finalmente una scossa a questa terra. Insomma, riprendiamoci ciò che è nostro. La vita insegna che i diritti sono una conquista, e quando si conquistano vanno difesi. Quindi noi vogliamo lottare per i diritti, per la giustizia, per la libertà, per questo popolo. Ce la sto mettendo veramente tutta, dormivo 4 ore a notte, negli ultimi giorni ne dormo 2, ma sono contento perché avverto la responsabilità di avere accanto a me donne e uomini eccezionali, e che nel camminare sto incontrando tanta gente che ha fiducia in noi. Non so come andrà a finire, io personalmente lo so, ma me lo tengo per me. Il 4 festeggeremo e il 5 cominceremo a lavorare. Grazie, grazie, grazie Lamezia, e mi raccomando che ognuno adotti un astenuto, anzi 2. Se ognuno adotta 2 o 3 astenuti abbiamo vinto. Grazie.